Ciao, bentornati. Non mi sembra neanche vero di registrare perché è da un bel po' di tempo che non ho più preso in mano la videocamera per parlare a manetta nei video. Ho fatto dei video soprattutto di make-up, però ci sono stati dei weekend, gli ultimi due, che non ero praticamente mai a casa e iniziamo anche con i cani dei vicini che abbaiano. Dicevo, non ero mai a casa e bene o male non ho avuto modo di registrare. Quindi quest'oggi vorrei fare un bel po' di video per portarmi avanti e anche perché comunque sono stufa di avere del materiale tipo i prodotti finiti, però questo non sarà il video dei prodotti finiti, ma perché voglio proprio liberarmene e quindi è meglio che vada avanti a fare video. Oggi vi farò un video un po' veloce, un haul e un po' una prima impressione di come mi ci sono trovata con un sito online. Ho comprato online su un sito inglese, che leggete anche nel titolo, si chiama Cult Beauty. Perché mi sono avvicinata a questo sito? Perché in alcuni video passati vi ho mostrato delle maschere coreane che ho ricevuto per provare, per testarle e poi farvi un video. Ma cosa è successo? Siccome la ragazza Michelle che mi ha regalato le maschere mi ha detto che si trovano in vendita in questo sito, ma io non le ho trovate, sinceramente, devo fare forse una ricerca migliore. Non avendo trovato il marchio delle maschere coreane, sono andata a vedere che cosa diamine c'era di diverso. Fate conto che è un simil look fantastique per il quale avevo fatto un video recensione o comunque haul di prodotti che avevo comprato e che per ora credo di non aver ancora utilizzato niente di quell'ordine. No, sinceramente no. Però in questo sito ho guardato un po' che cosa c'era e c'è Anastasia, o Anastasia, chiamatela come la volete, penso sia più Anastasia perché è americana e non russa. E poi c'è anche altre cose, ci sono dei marchi particolari, tutti comunque molto, molto, molto americani, per i quali io alcune volte sbavo. Non c'è Kylie, però c'è Huda, e di Huda io avevo visto una palette per la quale ero in brodo di giuggiole e quando sono andata a vedere, fate conto della stessa giornata, sulle 10 non era disponibile l'articolo, alle 2 era disponibile. E voi vi domandate, ma Gè, ma l'hai presa? Certo che sì che l'ho presa, non sto mica ad aspettare che vada in esaurimento per poi aspettare un nuovo rifornimento, ma neanche no. Ho ordinato da Cult Beauty il venerdì e il lunedì con DHL mi è già arrivato, spendendo 15 euro in più di spedizione, ma avendo lavorato con DHL so com'è il servizio e piuttosto preferivo spendere quei 15 euro in più piuttosto che aspettare le spese gratuite, anzi le spedizioni gratuite, perché comunque facendo un acquisto superiore ai 50 dollari, stavo dicendo, ma sono 50 sterline e avete la possibilità di avere la spedizione tracciata che in Instagram mi avete detto che di solito arriva in 10 giorni ed è comunque sicura. Io sono pignola su queste cose, non mi fido, quando compro voglio che arrivi il prima possibile, quindi ho fatto la spedizione espressa con DHL ed è arrivata. L'unica pecca è che io non ho ricevuto nessun messaggio di effettiva spedizione, ovvero sì, che ho avuto l'ordine, il numero dell'ordine sì, ma non che mi avessero detto guarda che il tuo pacco è in partenza. E quindi niente, però avevo il numero di tracciabilità. Ok, allora, che cosa vi faccio vedere? Prima vi faccio vedere i due campioncini che ho ricevuto, li ho scelti io tra dei campioncini che erano disponibili di marche che comunque non conosco. C'è questo Omoritzka, una cosa del genere, è un marchio ungherese se non mi ricordo male, ed è una crema per gli occhi, per il contorno occhi, infatti c'è scritto Budapest, 2 ml di prodotto, infatti è prodotto in Ungheria. È un marchio che si fa pagare per bene perché l'ho visto sul sito e lasciamo stare i costi, non sono alla mia portata. Mentre poi dopo c'è un Dr. Dennis Gross, boh, ho preso una specie di BB cream, credo sia, però comunque tonalità light, medium, c'era anche la medium dark, ma ho preferito evitare. Sempre 2 ml, ha una protezione di 40, 12 mesi di PAO, cruelty free. Ah no, questo bisogna metterselo 15 minuti prima dell'esposizione. Niente, allora questa non è una BB cream, ma è proprio una crema che vi aiuta a forse stimolare l'abbronzatura? Boh, non lo so, comunque la proveremo più avanti allora a questo punto.
Lucis in fondo è arrivato il momento di mostrarvi la palette che ho preso, che poi anche nella confezione è bellissima. E che dire, ero indecisa tra la Modern Renaissance di Anastasia e questa, però a parità quasi di prezzo, perché la Modern Renaissance costa sui 46, una cosa del genere, questo 56 sterline. Ho preferito di gran lunga prendere questa perché ha tutti i colori opachi e in più anche perché tutti quelli in polvere sono opachi e in più perché sono tutti colori che a me piacciono tantissimo. Ci ho fatto anche il trucco di oggi, sinceramente, e trovo siano dei colori fantastici perché pur essendo opachi sono un pochino polverosi ma non sfarinano e non vi fanno il fallout. L'ho provata 2 o 3 volte. E poi comunque sono subito iperpigmentati. La confezione si slitta, avete la palette in cartone, calamitata la chiusura, quasi quasi vorrei anche togliere la protezione qua, però non so, sì, la tolgo, via. E questa è la palette. Scusatemi per il messaggio. Ritornando a noi, questa è la palette e vedete, sono tutti colori opachi, tutti colori caldi, tutti colori che bene o male io utilizzo perché nella riga centrale, questa qui, questo lo uso a manetta, pure questo l'ho usato oggi e mi è piaciuto tantissimo. Un altro colore che userei è questo e in più tutti questi di transizione. Anche questo è molto bello perché non è il classico tortora, ma è un tortora più tendente a nocciola. E poi c'è questo colore, uno dei pochi scimmeroso, e tutta una fila di ombretti, questi qui, che sono cremosi. Cremose che mi fanno da base, io cerco sempre di metterne un po' sopra per dare un tocco di luminosità, che comunque questi ombretti con il pennello non va bene prenderli, bisogna per forza prenderli con la mano. Vedete, sono molto lucidini e vedete che poi la stesura è molto riflessata e tendente al cremoso, anche questo. Sono cremosi e non me lo sarei mai e poi mai aspettato. C'è anche l'oro cremoso, un po' difficile da stendere perché tendono a lasciare delle chiazze, come se fossero una specie di, fate conto, ombretti, scaglie pressate. Questo è quello che si stende peggio, il rose gold. Però, diamine, l'effetto è molto carino, molto, 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 molto. Questo devo ancora provarlo, però non è sinceramente un colore che mi rispecchia, però questi tre sì, assolutamente. Quindi Fling 24K, quindi 24 carati, e Rose Gold. Poi abbiamo Angelic, che invece è in polvere, e hashtag blessed tende un po' di più sul cremoso. Per esempio Angelic, scusate, questo qua rosato, sono riuscita a prenderlo senza problemi con il pennello, a capirte. Li proveremo meglio, vi farò probabilmente anche oggi, c'è una bella giornata, però non ho tantissimo tempo perché poi dopo devo andare a Padova, però il mio intento è quello di fare un video dove mi trucco e vi faccio vedere la palette in azione. E poi adesso vi sto facendo un po' gli swatch in generale di tutti gli ombretti opachi, tranne Moondust. Moondust mi pare esatto, un po' più luminoso. Però vedete, io ne ho messo poco, però si vedono tantissimo. Cioè, guardate. Adesso devo andare a finire nell'altra mano per l'ultima fila di colori. La palette ha con 12 mesi di PAO. Abbiamo sia il Matte Strong che il 3D Metal che diciamo polvere perlata pressata. Sono altamente pigmentati, non hanno talco e si usano molto facilmente. Modo di utilizzo: applicare delicatamente sul contorno dell'occhio con l'aiuto di un pennello le texture metallizzate. Per la loro pigmentazione, per avere una pigmentazione molto più elevata, bisogna applicarlo con le dita. Uso solo esterno
e interrompere l'utilizzo del prodotto se ci sono delle irritazioni cutanee. Ovviamente inglese, francese e arabo. Abbiamo l'arabo, non abbiamo il russo. Va bene, dai, ok. Io seguo su Instagram il marchio e vedo sempre tantissime cose molto 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 interessanti che mi fanno voglia di avere i loro prodotti, però mi sono focalizzata sulla palette. E mi sembra di aver capito che anche le tinte labbra di questo marchio siano molto valide, una specie di marchio che può competere con Kylie, se conoscete il marchio. Io non mi fido di prendere Kylie perché dovrei prenderlo direttamente dal sito internet americano e non da rivenditori esterni. Così si vede? Sì. Io queste sono solo un'applicazione col dito e vi giuro che col pennello è così, perché guardate, è così. No, non c'è storia, proprio hanno un'altissima pigmentazione, 56 sterline. Li valgono tutti. Spesa totale 71 euro perché con la conversione in euro più la spedizione, ovviamente la sterlina ha un valore più forte rispetto all'euro. E quindi ci tocca spendere un po' di più, però vabbè, non importa. Questa è l'edizione Rose Gold come palette. Non so se sono uscite altre, se ne usciranno altre. Diciamo che tra una serie di palette che stavo adocchiando ultimamente, in lista c'era questa ed è arrivata a casa. Sono molto 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 contenta. E mi piacerebbe avere, cosa che ho visto che c'è già nel sito internet di Urban Decay Italia, ma non nel sito Sephora, e in più vorrei prenderla direttamente nel negozio, è una palette che si chiama Deep qualcosa, che è un, diciamo, come confezione esterna, richiama tantissimo la Moon Dust che ho. E veramente mi stanno piacendo soprattutto gli opachi, perché gli opachi li utilizzo tantissimo. Utilizzo tantissimo gli opachi per la transizione e per l'arcata sopraccigliare e faccio presto a forarli e molto spesso anche a terminarli, perché quando li foro poi dopo prendo altri per forarne altri. Però poi quando sono quasi tutti forati inizio a smaltire tutti i prodotti che ho in azione. Perciò, questa palette di Huda, come cavolo la volete chiamare, Huda Beauty, mi sta piacendo. Devo un attimo capire come utilizzare gli ombretti metallizzati cremosi, se utilizzarli come base o meno, perché comunque tendono a sgretolarsi. Cioè, comunque, non so se si vede, però l'oro si è già un po' sgretolato, quindi bisogna fare un pochino di attenzione. Li utilizzo sempre con il primer, io non riesco a stare senza primer, andando fuori dalla mattina fino a sera tardi. A me il primer sugli occhi serve sempre. E ne parleremo, ve la farò vedere in azione su qualche video. Se voi avete avuto qualche esperienza con il sito Cult Beauty, oltre a tutte le persone che ringrazio di cuore che mi hanno scritto su Instagram lasciando la loro recensione oppure la loro considerazione sulla palette, vi aspetto anche a voi, se non mi seguite su Instagram, un commento sotto il video perché secondo me è una bella palette da adocchiare. Li sto, diciamo, un po' più addentrando su siti internet per fare acquisti online, cosa che io non sono una che fa tanto acquisti online. Ebbene sì, diciamo che forse mi sto un po' convertendo, però non ai limiti storici, insomma, di solito prendo di più nei negozi e effettivamente sto ancora continuando così. Tutt'altro più questa, posso anche non buttarla via, ragazzi, questa pellicola, tanto alla fine la posso lasciare qui, anzi sopra qui per proteggere le polveri e rimangono separate dalla confezione in sé per sé. Poi trovo anche molto utili queste confezioni di carta perché le portate molto facilmente in giro, sono compatte, fine, non pesa, è cartone. Diciamo che preferisco di più questo genere di materiale per le palette rispetto che a un plasticone o a qualcosa di metallo che lo scaraventate addosso a qualcuno e fate veramente male, perciò non vale la pena. Ragazze e ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video, vi aspetto nei commenti e vi mando un bacione. Ciao!